Fa freddo, fa molto freddo. Quindi cosa possiamo cucinare oggi? Ah, ecco, un bel brodo di pollo. Ho comprato un mezzo pollo che mi sono fatta tagliare a pezzetti, a pezzi non molto piccoli. Ho già pulito il tutto, togliendo il sangue raffermo e le pennette baste. Poi ci muniamo di una bella cipolla già pulita, sedano e prezzemolo, aceto e peperoncino, tre pomodorini del pennolo, un po' di sale e facciamo cuocere. Svolgimento. Inseriamo gli odori all'interno sotto della pentola bella alta. Ho messo già il sedano e il prezzemolo, poi taglio a metà la cipolla. Ecco fatto, ho tagliato a metà la cipolla, la inserisco sotto, poi schiaccio con le mani i tre pomodorini. Ecco fatto, ho schiacciato con le mani. Inserisco all'interno della pentola il pollo. Ora non resta altro che mettere l'acqua all'interno della pentola, molta acqua perché il pollo deve cuocere da un minimo di 2 a un massimo di 3 ore, dipende dalla qualità del pollo. Fatto, ho messo l'acqua che anche se sembra molta, poi con la cottura essa calerà. L'olio non bisogna versarlo perché provvederà stesso il pollo a cacciare tutti i suoi aromi. Mettiamo il sale, sale quanto basta, metterne sempre poco, non esagerare perché poi potremo sempre aggiungerlo. Fatto. Ho acceso già il gas, la fiamma è ancora viva, come ben potete vedere. Tra una mezz'oretta o un 10 minuti vengo, vedo se l'acqua ha raggiunto una buona calura, diciamo così, e abbasso la fiamma. Eccoci di nuovo qua, dopo mezz'ora l'acqua ha raggiunto l'ebollizione. Quindi possiamo far cuocere lentamente il nostro pollo. 2 ore e mezza sono passate, ho fatto la prova con la forchetta. Bene, si inserisce nella carne del pollo, il brodo è cotto e il pollo è cotto. Quindi spengo la fiamma del gas. Dopo cosa bisogna fare? Vediamo un po'. Ho filtrato tutto il brodo, togliendo così la cipolla, il sedano, il prezzemolo e i pomodorini. Ho messo solo un po' di brodo in questa pentolina bassa, dove andremo poi a versare la pasta, cioè in questo caso le farfalline a brodo. Ci vediamo dopo. Bolle. Buttiamo le farfalline. Non mettiamo il sale perché il brodo già l'abbiamo salato prima. Mi raccomando, non mettete sale, altrimenti rovinate tutto. Ecco le nostre farfalline all'uovo in brodo sono pronte. Non resta altro che versare una bella manciata di parmigiano reggiano. Chiamare tutti gli altri commensali e finalmente gustarci il nostro brodo di pollo. Alla prossima, arrivederci, buon appetito, state buona!